Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. I migranti sono un dono, non un problema. E questo è uno dei passaggi più toccanti del videomessaggio di Papa Francesco, diffuso ieri in occasione del rapporto annuale 2016 del Centro Astalli sulle condizioni dei richiedenti asilo e rifugiati. Il Papa ha chiesto scusa per la chiusura e l'indifferenza dell'Occidente. Concorda con le parole di Bergoglio? Sì e no. Perché, non lo so, io che riguarda i migranti, non che sono razzista, ma ce ne abbiamo problemi anche noi qua in Italia. E ci sono tante persone che non riescono a sbrigarsi fino a fine mese. Così, non lo so, io dico sì, se aiutano i migranti, ma con le possibilità che abbiamo. Non possiamo adesso mettere in primo piano migranti e poi noi cosa facciamo? Giusto così. Secondo me, non lo so, magari sono un po' cattivina, però è così, mi spiace, perché veramente, non lo so, è diventato un caso di primo ordine, tutte le televisioni, tutte le cose, ma siamo dimenticati di quelli che abitiamo qua e che abbiamo problemi anche noi, che non c'è lavoro, che abbiamo dei figli, che tutto il resto, non lo so, io dico che prima, poi... Secondo me magari sono veramente cattiva, il Vaticano è molto ricco, perché non dà anche a loro una mano con migranti? Perché è facile a dire sì, dobbiamo aiutarci, ma poi vengono tutti in Italia, Germania, Francia, Spagna, si lava le mani e poi tutti qua in Italia. Non lo so, mi dispiace per loro perché anche io non sono italiana, sono venuta qua 18 anni fa. Ma magari sono europea. Assolutamente no, perché il Papa deve comportarsi a livello spirituale con le nazioni dell'Europa e del mondo, quindi noi assolutamente non possiamo pensare che il Papa possa risolvere tutti i problemi della migrazione di questi soggetti che vengono dall'Africa, che vengono dall'Asia e che vengono da tutte le parti del mondo per venire in Italia. Noi abbiamo una nazione piccola, quindi con tante possibilità di entrare clandestinamente. Quindi la migliore cosa è controllarli tutti, fare non un deposito, ma dei centri di accoglienza. Chi ha diritto, no? Possiamo dargli permesso di soggiorno, chi ha diritto però, ma chi non ha diritto deve tornare subito nel suo paese, perché l'Italia ha 60 milioni di abitanti, quindi con un territorio di 310 mila chilometri quadrati non è possibile accettarli. Quindi non per essere razzista, ma perché io, lavorando nelle forze dell'ordine, so benissimo cosa significa l'accoglienza. Quindi, ci sono cascato in prima persona in passato. Nel 1991 ci fu lo sbarco degli albanesi in Italia con una nave vecchia piena di ruggine. E lì sopra c'erano 25.000 albanesi senza scarpe, senza vestiti, senza niente. Entrando nel porto di Brindisi si buttarono tutti in mare, perché per non essere acchiappati dalle forze dell'ordine. Però poi, quando li portammo tutti sulla banchina, tutti quanti si misero a correre per la città. La gente di Brindisi, tutta spaventata, dice: ma che è arrivata la guerra qui? Quindi bisogna fare attenzione a queste cose qua, non bisogna sottovalutare niente, perché questa gente ci porta alla guerra civile qui. Eppure Papa Francesco ha citato le parole attribuite a Gesù, ovvero: ero forestiero e mi avete accolto. Cosa ne pensa? Beh, i forestieri bisogna accoglierli, ma nel giusto. E come ho detto poc'anzi, prima, noi non abbiamo queste possibilità, perché accogliendoli significa aumentare la povertà in Italia, aumentare la disperazione, aumentare le persone che vivono in mezzo alle strade, nelle macchine, sotto i ponti, vicino ai fiumi, vicino nei luoghi turistici dove ci rovinano tutta la nostra economia nazionale. Bergoglio è una persona molto intelligente, ma mi sembra che sono troppi a chiedere asilo
e che non ce la facciamo più, neanche noi immigranti, ossia io non sono un'immigrante ma sono una straniera comunque. Io penso che basta un po' dappertutto, meno all'Italia, e saremo un pochino più tranquilli, un pochino più meglio. Arrivata familiarmente, quindi ho lavorato, no, arrivo del Sud America è un'altra cosa, ma comunque adesso penso anche dell'altra parte come noi italiana, perché sempre ci vedono come che non siamo italiani, invece penso che le parole del Papa un po' più d'analisi, non possiamo accogliere tutti, anche se siamo la, con il miglior amore, con tutto l'amore del mondo, con tutta la voglia di fare, con tutta la più grande voglia della carità umana, ma non possiamo, non ce la facciamo, non siamo capaci. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.